Buonasera a tutti e bentornati sugli schermi di Casa del Sole TV. Iscrivetevi al nostro sito web, alle nostre piattaforme su Rumble e Odyssey e naturalmente su YouTube e sostenete il nostro canale, ne abbiamo bisogno per migliorare e per crescere insieme a voi. Lo potete fare dal nostro sito web www.casadelsole.tv/sostienici e abbonarvi oppure inviarci un contributo volontario, una tantum, come preferite. Restate comunque insieme a noi e continuate questa caccia alla verità insieme a noi. Siamo qui oggi a parlare delle ultime notizie che arrivano anche dalla Francia con Stefano Zecchinelli, giornalista e militante antimilitarista. Buonasera, Stefano. Salve a voi, ciao. Dunque, Stefano, lo spoglio delle elezioni greche, abbiamo visto, viene svolto da una società israeliana, ma oltre a festeggiare i compleanni sul Lago Maggiore, i servizi israeliani e Israele sono impegnati su più fronti, mentre l'esercito israeliano bombarda la Siria, ci sono anche i droni statunitensi che volano su Damasco in queste ore. Ma il quotidiano Israel Today ci ha informato che c'è stato uno scambio di comunicazioni fra la polizia francese e quella israeliana su come gestire l'emergenza, che è una parola chiave di questi tempi complessi. Come mai le forze dell'ordine di un paese teoricamente sovrano ha bisogno di telefonare a una forza di polizia di un altro paese per chiedere aiuto? E, fra l'altro, tanto per aggiungere un'altra nota, il Consiglio di sicurezza dell'ONU si sta riunendo in queste ore proprio per le violenze che sono in corso a Jenin. Cosa mi dici di tutto questo? Allora, partiamo da questo presupposto. L'imperialismo israeliano ha tre margini di espansione differenti, ma dall'altra parte che si vanno a combinare nello stesso tempo, no? Abbiamo un espansionismo interno, perché lo Stato di Israele è uno Stato più che etnico, direi razzialista, no? Quindi il progetto di realizzazione della Grande Israele ai danni del popolo palestinese, quindi delle popolazioni autoctone, è indubbiamente ha un ruolo importante all'interno di questo progetto espansionistico, il cosiddetto piano Kushner, da un lato. Proseguendo abbiamo dei secondi margini di espansione che sono regionali. Ok? Strettamente riconnessi al discorso della Grande Israele. Quindi è evidente che Israele, fedele al piano Jinon, persegue la distruzione delle principali nazioni panarabe, quindi la Siria, l'Egitto e l'Iraq. Dall'altra parte, delle dinamiche di regime change, cambio di regime in Iran. All'interno di questo discorso si inserisce anche il problema del Kurdistan, che è stato definito da Khomeini la seconda Israele. Okay? Quindi ci sono delle preoccupazioni radicate in Turchia, anche ai vertici del partito di Erdogan, che riguardano una possibile balcanizzazione della Turchia. In realtà si tratta più che altro dell'applicazione della dottrina Rumšės-Evroskij o della dottrina del caos creativo, guerra eterna, anche ad Ankara, quindi allo Stato, al regime turco, no? C'è un terzo margine quindi di espansione. In questo caso l'imperialismo israeliano, che fa riferimento ad uno Stato più o meno grande quanto in Italia la regione Toscana, no? Che si propone come potenza imperialistica, ma ai vertici della piramide capitale imperialistica mondiale. Okay? Quindi c'è una sorta di capitalismo della triade, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, Israele, piuttosto che altre potenze imperialistiche come ad esempio il Canada o il Giappone. Quindi è un discorso che riguarda anche le relazioni geopolitica. Quello che sta avvenendo in questo preciso momento nella Palestina occupata
indubbiamente riguarda l'applicazione integrale del piano Kushner, da un lato. Dall'altra parte, Israele utilizza i territori occupati, termine riduttivo perché Israele è più che altro uno stato colono, che è diverso da dire stato colonizzatore perché lo stato colonizzatore ha la madrepatria, fra virgolette, no? Padri pellegrini avevano la Gran Bretagna come madrepatria e quindi in pratica come base ideologica del puritanesimo. In questo caso stato colono perché indubbiamente Israele fa riferimento non ad una madrepatria o ad uno stato colonizzatore esterno, mettiamola così, ma fa riferimento a diverse lobby, quindi ad un diverso, ad un sistema di potere diversificato, no? È chiaro che questo, quello che James Petras ha chiamato la The Configuration of the Zionist Power, no? Quindi la configurazione del potere sionista trascende anche le categorie di destra e di sinistra, no? Perché a livello mondiale, o quantomeno all'interno dell'anglosfera, che è uno spazio geopolitico tutto occidentale, il sionismo, o revisionismo ebraico, o sionismo revisionista, l'ideologia di Stato di questa nuova global class come il neoconservatorismo statunitense o anglosassone. Quindi a livello interno c'è questo aspetto, la pulizia etnica della Palestina e soprattutto ecco, la terra di Palestina come laboratorio per la sperimentazione di armi di nuova generazione. Qui si apre un problema. Il problema posto dal sociologo marxista James Petras in un bel libro pubblicato in Italia dalla casa editrice Zambon, ora non ce l'ho dietro, però mi ricordo molto bene il contenuto, intitolato Stati Uniti, padroni o servi del sionismo, punto interrogativo, quindi domanda. Cioè, spiega come gli Stati Uniti, arrivati ad un certo punto, hanno iniziato delle vere e proprie guerre di conquista neocoloniale contro gli interessi nazionali della propria borghesia o elite, no? Ad esempio, la guerra in Iraq è andata contro gli interessi dei petrolieri da questo punto di vista. Perché questo? Perché esistono delle lobby filo-israele molto forti, no? Che sono radicate nei gangli vitali del Deep State, dello Stato profondo, complesso militare industriale nordamericano. Quando parliamo degli Stati Uniti, parliamo principalmente dell'AIPAC, parliamo dell'AIPAC, ma abbiamo anche altre lobby. L'AIPAC condiziona sia il Partito Democratico che il Partito Repubblicano. Cioè è una certa idea di Israele ispirata più che altro al mito della grande Khazaria. Su questo c'è anche un libro importante di Shlomo Sand, no? Sul mito della tredicesima tribù, dove dimostra che tutta l'elite israeliana non è di origine sefardita, quindi non sono ebrei semiti, no? Sono gli eredi del vecchio, dell'antico regno, no? Della Khazaria e quindi sono antiche tribù provenienti dalle regioni del Caucaso, quindi in pratica sono Ashkenazi, hanno una origine differente, hanno anche una diversa interpretazione della religione giudaica da questo punto di vista, da cui ne deriva la giurisprudenza rabbinica che in Israele si sovrappone al diritto positivo, no? Infatti Israele non ha una costituzione democratica, ha una legge fondamentale ispirata al sistema di common law anglosassone, però è evidente che non avendo una costituzione democratica si ripropone come stato etnicamente omogeneo secondo il pensiero politico di Theodor Herzl. E Cecil Rhodes e così via discorrendo, ecco. Non può avere una costituzione democratica perché è stata concepita come uno stato etnicamente omogeneo, quindi in continua espansione, con delle strutture socio-economiche dinamiche, colonizzatrici, e dall'altra parte
sorge questo problema. In termini giuridici si è sempre rifiutata di consegnare i propri confini, cioè di identificare i propri confini alle Nazioni Unite, quindi all'ONU. Questo è il problema, è uno dei problemi più importanti. E infatti, una delle principali analisi storiche e giornalistiche a riguardo è la trilogia del giornalista inglese Alan Hart, Sionismo, il vero nemico degli ebrei, no? C'è un'altra ricerca storica, Storia del sionismo, il sionismo contro Israele di Nathan Weinstock. Chiaramente Weinstock e Hart, Alan Hart sono due personaggi molto diversi, perché Nathan Weinstock era un marxista, militante marxista, e Alan Hart, un giornalista della BBC, amico personale sia di Arafat che di Golda Meir. Però convengono che il sionismo è un'ideologia tipicamente anglosassone che distrugge l'idea stessa di Stato nazionale, perché sovrappone l'idea di etnia, quindi il razzialismo, allo Stato nazionale, quindi a un'ideologia progressista. Da un punto di vista proprio della filosofia politica o della teoria generale del diritto, che ha preso piede fortunatamente dopo la rivoluzione francese e le rivoluzioni giacobine, no? Che identificano lo Stato nazionale e le costituzioni democratiche come spazio geopolitico in cui le classi popolari realizzano, no? I propri obiettivi, i propri ideali anche di emancipazione sociale e di classe. In Israele tutto questo manca perché c'è stata l'invenzione, appunto, come dice Shlomo Sand, del popolo israeliano sulla base di una ideologia unificante, intanto in termini di costumi, è l'ebraicità. È l'ideologia unificante, il sionismo, ma l'appartenenza etnica, quindi il razzialismo. Questa cosa è riuscita ad indottrinare anche degli emarginati da un punto di vista sociale e di classe, come ad esempio gli ebrei di origine africana che sono i falascia e vengono utilizzati più che altro come carne da macello. Okay? Poi tutto questo indubbiamente si ricollega alla brutalità della repressione che c'è nella terra di Palestina. Però il punto fondamentale è questo. Israele ha una dipendenza finanziaria e militare nei confronti degli Stati Uniti. Questo è chiaro. E le grandi centrali del capitalismo finanziario, parassitario, no? Stanno a Londra, stanno a New York, Wall Street, la City di Londra, no? Però non stanno a Tel Aviv, perché Israele viene concepito come un laboratorio dove, da un punto di vista militare, si vanno ad applicare delle soluzioni estreme. Durante l'emergenza pandemica è stato un po' un laboratorio di quello che Edward Snowden ha chiamato il processo edificativo, quindi di edificazione, di una nuova architettura di potere, cioè quello che è il capitalismo della sorveglianza. Okay? Questo è un aspetto. Orwell è molto forte in Israele perché tu arrivi all'aeroporto di Tel Aviv, non so se sei stato, e nel corridoio lungo che devi percorrere per uscire dall'aeroporto, c'è questa sfilata di fotografie tipo pubblicità progresso, pubblicità sociali, molto belle che mostrano quanto Israele è democratica, quanto le comunità arabe e le comunità ebraiche convivono felicemente insieme, spettacolare. Avevo sentito Orwell inizialmente, indubbiamente Orwell tutto ciò l'avrebbe capito ed inquadrato molto, molto, molto bene. Ecco. Sì, in Israele più che altro c'è stato il passaggio dalla propaganda alla manipolazione, no? Che passa direttamente attraverso lo strumento, la mediatizzazione della politica. Il Ma la punto è Francia che come mai si è rivolta a Israele? la Francia ha delle lobby sioniste interne che sono fortissime. Mm.
Sono fortissime. La Francia si rivolge ad Israele da questo punto di vista perché ovviamente Israele è in negativo un'avanguardia per quello che concerne l'applicazione militare delle nuove tecnologie. Okay? Quindi ha delle lobby israeliane, come ti stavo dicendo, fortissime, poi su questo specifichiamo qualche aspetto, ma Israele è chiaramente... si colloca come potenza imperialistica che ha egemonizzato determinati mercati, ad esempio quello della vendita dei nuovi dispositivi inerenti alla sorveglianza, la declinazione militare delle nuove tecnologie e così via discorrendo. Quando parliamo di declinazione militare delle nuove tecnologie, ora è un tema che altri hanno approfondito, io chiaramente ho qualcosa a riguardo. Parliamo del 5G. Parliamo dell'intelligenza artificiale. Ora, io sono a favore delle nuove tecnologie. Il problema è la declinazione militare delle nuove tecnologie. Okay? Cioè, anche in Cina fanno delle ricerche specifiche che attengono al 5G, sono molto avanti, molto più avanti degli Stati Uniti. In Cina si parla di intelligenza artificiale. Ovviamente Elon Musk di questo è preoccupato. Elon Musk ha interessi forti in Israele. In Israele declinano tutto questo. In termini militari o di militarizzazione del territorio, della guerra come normalità in rapporto ad un vivere quotidiano che davvero, citando Orwell, configura una società non decente ma indecente. Quindi, che cosa succede? Succede che in tutta Europa, negli Stati Uniti, importanti centri della ricerca, fra virgolette, sono fortemente impelagati con il Zionist Power, quindi col potere sionista. Un esempio su tutti, qui a Pisa abbiamo il Sant'Anna. Qui a Pisa, fattualmente, abbiamo il Sant'Anna, abbiamo la facoltà di ingegneria, ma fanno queste ricerche anche per quello che riguarda le scienze politiche. Ora nascono corsi di laurea triennali che sono più che altro legati al settore della security e così via discorrendo. Israele pretende di essere un'avanguardia in tutto ciò, anche una materia relativamente nuova, in realtà ha delle origini abbastanza antiche, come la criminologia. È egemonizzata da quel modo di intendere, no? Ciò che i sociologi chiamano la sociologia della devianza. Questo è il punto fondamentale, perché a determinate problematiche sociali, no? Lo Stato in che modo va a sopperire, cioè interviene? Interviene secondo le modalità anglosassoni, quindi bentamiane, la sorveglianza, il controllo. Prima la disciplina, adesso la sorveglianza, la manipolazione, cioè un sistema repressivo oggettivamente complesso che configura lo Stato come un apparato burocratico repressivo che non ha più quella dimensione di welfare state, ma soltanto una dimensione di war state, stato di guerra, cioè la transizione neoliberistica dal welfare state, il vecchio stato sociale con la socialdemocrazia, la sinistra sindacale, i partiti comunisti e quant'altro, al war state, i grandi partiti aziendali, il neoliberismo economico, le privatizzazioni, la NATO, le lobby della destra israeliana che poi in realtà ricomprendono destra e sinistra, chi era di sinistra è diventato di destra, no? E quindi l'elite aziendale nel suo complesso. Se noi andiamo a vedere, ad esempio, come si sono riposizionate le big tech, quindi l'applicazione dei dispositivi della sorveglianza, durante l'emergenza pandemica, prendiamo il Green Pass, abbiamo degli strumenti di finanziamento di questo sistema di potere che ad esempio è chiaramente collegato al grande potere bancario, Deutsche Bank, Visa, società israeliane che vanno ben oltre ad esempio al controllo delle elezioni in un paese periferico come la Grecia, che di fatto è un lager finanziario, o in un paese come il Brasile, dove Bolsonaro aveva le guardie del corpo del Mossad. E anche nelle ultime elezioni, attenzione, questo è importante,
delle società israeliane hanno cercato di manipolare il voto in Brasile a favore del filo israeliano Bolsonaro. Questo andrebbe anche detto, perché Lula viene visto come un antisionista, quindi hanno cercato di manipolare il voto dalla parte del fronte bolsonarista, che è sempre stato molto, molto, molto filo. Molto, molto, molto filo israeliano, è collegato a questa destra israeliana, però per come il potere in Israele, con una sinistra neoliberista forse non c'è nemmeno bisogno della destra. La destra si rifà un'ideologia diversa di sionismo, che è il sionismo revisionista, e ha delle ripercussioni anche in rapporto al discorso dell'Ucraina. E poi ci arriviamo. Ultima questione, mi dicevi del lago di Como. Il lago di Como ha un excursus storico importante, perché sul lago di Como, ad Lago esempio, Maggiore, scusami perché mi sono sbagliato, tra l'altro, è Lago Maggiore, non ricordo. venivano organizzati questi incontri fra la cerchia di Brzezinski, no? E la componente migliorista del Partito Comunista Italiano, che faceva già riferimento a Giorgio Napolitano. Ed è stata quell'operazione di intelligence, perché quella è stata un'operazione di intelligence per alcuni aspetti anche militare, che ha portato alla distruzione del Partito Comunista Italiano, che era il più grande partito comunista d'Occidente, con una linea di critica al colonialismo occidentale e a quello che poi divenne l'imperialismo collettivo occidentale. Poi il Mossad è operativo in tutto il mondo, di fatto, ci sono delle lobby filo-israeliane un po' ovunque, forse soltanto in Cina non ci sono a Cuba, non ci saranno nella Corea del Nord, quindi insomma, ecco. Però il Mossad opera liberamente. Ricordiamoci che mi sembra nell'85 a Roma il Mossad ha portato a termine un'operazione militare veramente con a spregio del diritto internazionale, ed è stato il rapimento dello scienziato nucleare Vanunu, di cui oramai non si parla più. Vanunu fu il primo a denunciare la nascita di Israele, o quello che sarebbe diventato poi Israele, una grande potenza nucleare, nonostante si configuri geograficamente come un piccolo stato. Quello che sappiamo è che nel secondo volume della trilogia di Alan Hart, Sionismo, il vero nemico di Israele, chiaramente tutto ciò, una prima critica di questo tipo, infatti con una minaccia diretta a Shimon Peres, venne fatta dal presidente Kennedy. Infatti, secondo Alan Hart, Kennedy è stato eliminato su mandato israeliano, e hanno mosso, se ne parla poco, quella che viene chiamata la mafia israeliana, che è presente negli Stati Uniti. Ora, io scrissi un articolo molti anni addietro, però c'è un rapporto di WikiLeaks che mi sembra sia datato il 2008, ma non vorrei, 2008-2009, dove parla di Israele come un tempio della mafia ebraica, che Ecco. ha queste origini, però è operativa principalmente negli Stati Uniti. E a proposito di mafia ebraica, ma non solo, perché lì c'è la questione, poi si allarga anche ad altre. La Zakharova ha affermato che i rivoltosi francesi stanno usando armi occidentali, quelle che sono state dirette a Kiev, probabilmente addirittura i fucili di assalto francesi, che erano stati mandati a Kiev e che evidentemente sono finite nelle armi di qualche manifestante. Le Figaro conferma che a sparare contro la polizia sono proprio fucili d'assalto francesi. È uscito qualche ora fa, o forse Allora, stanotte. l'affermazione va ovviamente verificata. Il punto è questo, è che la rivolta che ha coinvolto le periferie francesi, le Bayou, no? Dimostra chiaramente un fallimento delle politiche neoliberiste che provocano marginalizzazione sociale.
È evidente che le armi occidentali finite in Ucraina possano ritornare in Europa Lo o stanno denunciando anche i all'indipendenza da una magistrati, parte. lo stanno denunciando anche i magistrati da più di un Sì, anno però che. chiaramente finiscono nelle mani delle mafie, finiscono nelle mani dei gruppi di estrema destra, neofascisti. Quell'affermazione evidentemente mi sembra più che altro una provocazione politica, come per dire al governo Macron: smettila di far girare delle armi francesi, occidentali, altrimenti poi avrai questi problemi interni. Mi sembra un po' difficile che i giovani delle periferie possano, anche perché poi la repressione lì è realmente brutale, più che altro è realistica. È realistico ciò che ho denunciato nel mio ultimo articolo sull'interferenza, che il Mossad possa intervenire in Francia in soccorso di Macron. E concludo, perché anche la Francia ha una potente lobby filo-israeliana, che è la LICRA. La LICRA ha un'origine particolare, perché inizialmente, fra la fine degli anni 20, i primissimi anni 30, aveva un'origine nobile e si chiamava Lega Antipogrom. Venne fondata per sostenere Jomo Schwarzenberg durante il processo per aver assassinato Shimon Petliura. Shimon Petliura è uno dei padri del nazionalismo integralista ucraino, da cui poi deriva Stefan Bandera, da cui poi deriva Dmitry Donstov, ok? Cioè, Shimon Petliura fu uno dei primi a rivendicare l'indipendenza anticomunista dell'Ucraina, no? In funzione antisovietica e come capo di ponte del nazionalismo imperialista occidentale. E arrivo dunque. Era un ebreo ed era un ebreo antisemita, perché contribuì a organizzare dei pogrom proprio nelle aree geografiche da lui controllate. Stefan Bandera è stato uno dei più grandi antisemiti del secolo scorso, ok? Allora, Shlomo Schwarzenberg era un anarchico ebreo, assassinò nel 26 a Parigi Shimon Petliura per punirlo dei suoi crimini. Interessante l'immagine, lui si avvicina a Shimon Petliura, che lei è il signor Shimon Petliura in termini affermativi alzò il bastone e Schwarzenberg gli sparò, e lui era un anarchico. Ora, la figura, siccome in Israele c'è stato questa sorta di Tirmesson parla di golpe degli straussiani, Israele nasce come progetto straussiano da Leo Strauss, padre dei neoconservatori americani. Allora, in Israele ci sono pochissime strade dedicate a Shlomo Schwarzenberg, perché è un anarchico, è un rivoluzionario. Qualcuno disse era già, lui era un agente prima della GPU, poi dell'NKVD, ok? Che era l'intelligence sovietica. Ora, ovviamente in quel contesto ha fatto benissimo a eliminare Shimon Petliura, no? Shimon Petliura, però. Però all'epoca, in difesa di Shlomo Schwarzenberg, l'opinione pubblica della sinistra rivoluzionaria fondò la Lega Antipogrom, che aveva una funzione nobile, no? Come l'opinione pubblica che si mobilitò all'epoca, 1894 in poi, 1894, sì, durante l'affare Dreyfus, no? Da cui scaturì, a detta del filosofo Jean-Claude Michéa, l'alleanza illuministica fra la sinistra e i progressisti e le forze rivoluzionarie comuniste. Allora, la Lega Antipogrom, con la nascita di Israele, ha conosciuto una sua involuzione finché è diventata la LICRA, che è uno strumento di censura da parte dell'imperialismo e dell'elite israeliana. Quindi poi alla fine vediamo che la sinistra ha conosciuto un processo di inversione da un punto di vista ideologico, cioè c'è stato un vero e proprio serpentone metamorfico, no? Ed è diventata la sionistra, no? Come la chiamava lo storico Mauro Manno, ok? Quindi è diventata filo-israeliana o sinistra capitalistica. Una volta Hassan Nasrallah, che è il leader degli Hezbollah libanesi,
disse a loro, cioè agli Stati Uniti, interessa comandare. Quindi avremo sempre un fascismo americano, un comunismo americano e un Islam americano. Questo è il discorso fondamentale. Tutto il discorso inerente alla repressione in Francia e nella terra di Palestina riguarda l'alleanza che si è ricucita fra il nazionalismo integralista ucraino, secondo il linguaggio di Putin, una banda di drogati e neonazisti, è il sionismo revisionista. Ad esempio, prendiamo un fatto recente, ecco, Nathan Sharansky, ex dissidente sovietico, decorato poi da Ronald Reagan, ha tenuto una videoconferenza a cui hanno partecipato diverse personalità ebraiche, fra cui un certo Yermak, padre ebreo, vicino a Scientology, dove hanno ritirato fuori la bufola della Holodomor, cioè sostanzialmente hanno ritirato fuori la bufala dell'Holodomor, genocidio della fame, ok? È una cosa, negli anni 30 era chiaramente una bufala costruita dai nazisti e dall'elite statunitense, dall'estrema destra statunitense, l'Holodomor. È stata ritirata fuori ed è stata riassimilata alla Shoah. In realtà, già nel 1932, Hitler aveva stabilito degli accordi con un magnate della carta stampata statunitense, William Randolph Hearst, a cui si deve il cortometraggio Quarto Potere, che è il potere mediatico giornalistico. E furono loro a diffamare l'Unione Sovietica tirando fuori la sciocchezza dell'olocausto, della fame, il genocidio della fame, l'Holodomor, come viene chiamato, che non ha mai avuto un riscontro documentato. Tant'è vero che facevano rigirare delle foto riguardanti, ad esempio, la Prima Guerra Mondiale e attribuivano quelle morti al governo sovietico. Ma non esiste nessuna prova. A riguardo lo storico Domenico Losurdo, ad esempio, cita il più grande dissidente marxista, dissidente marxista verso l'URSS, Leon Trotsky, che non ha mai parlato, per quello che riguardava la questione ucraina, dell'Holodomor. Okay? Quindi è evidente che si tratta di una costruzione massmediatica fascista che poi è stata ripresa dall'elite accademica e si è riciclata a sinistra. Perché si è riciclata a sinistra la questione dell'Holodomor? Sempre in rapporto a quello che ti dicevo prima. La sinistra è diventata neocons, cioè prima la sinistra era qui, da un lato. C'era il neoconservatorismo, progressivamente c'è stata l'assimilazione della sinistra o del progressismo al neoconservatorismo. Anche la stessa socialdemocrazia ha abbracciato diversi aspetti del neoconservatorismo e sono diventati un prolungamento ideologico del Pentagono e dell'elite aziendale anglosassone e anglosionista. Ok? Però indubbiamente. Non solo l'assimilazione dell'Holodomor alla Shoah è una sciocchezza, il punto fondamentale è che non abbiamo che non esistono prove sulla questione dell'Holodomor. È una bufala nazista costruita mediaticamente da Hitler e da William Randolph Hearst, riciclando fra l'altro all'interno delle carceri dissidenti politici provenienti da una certa sinistra, per lo più anarchica o ex comunisti. Veniva proposto di essere rimessi in libertà a patto che giornalisticamente avrebbero firmato alcuni reportage che configuravano già all'epoca, negli anni 30, delle fake news. Ora è stata ritirata fuori, però è assurdo, anche perché, come ha detto Putin, l'Ucraina deve la sua indipendenza dall'Unione Sovietica, si potrebbe chiamare Repubblica di Lenin, ma questa banda di drogati neofascisti al potere in Ucraina, no? Che cosa fanno? Buttano giù le statue di Lenin, che in realtà, insomma, tanto ha fatto per combattere lo stesso antisemitismo. C'è un discorso di Lenin che circola in rete contro l'antisemitismo. Lo stesso Stalin disse giustamente che l'antisemitismo è un proto storico che deriva dal cannibalismo. Quindi, insomma,
l'Ucraina tanto deve invece In questo all'esterno. quadro, Stefano, Israele non trova nessuna opposizione, mi sembra di capire, secondo te, né in Interna? Europa né negli Stati Uniti, perché o un versante o l'altro del sionismo comunque è Sì, mi presente. spiego ora. Allora, sì, allora dicevo, l'Ucraina tanto deve alla grande esperienza dell'Unione Sovietica perché l'esperienza sovietica ha ristabilito la legalità internazionale e ha dato l'indipendenza a diversi stati nazionali che antecedentemente con il regime zarista nemmeno esistevano, quindi ha difeso l'autonomia e l'autodecisione dei popoli contro ciò che Lenin chiamava correttamente prigione di popoli, l'impero zarista. Dopodiché, qui arrivo al punto. Negli Stati Uniti l'elite neocons è composta principalmente da uomini che hanno la doppia cittadinanza, israeliana e statunitense. Qui si pone un problema. Loro giurano fedeltà alla Costituzione statunitense oppure allo Stato di Israele? Questo è il punto fondamentale. Cioè la pianificazione delle guerre eterne dopo l'11 settembre del 2001, è stata portata avanti dall'elite neocons, ma se andiamo a vedere l'origine di quei Brzezinski era di origine ebraica, Lutwak idem, no? Quindi sostanzialmente che cosa succede? Succede che sono uomini delle elite che hanno un legame particolare e privilegiato con Israele, anche da un punto di vista della produzione ideologica, Bernard-Henri Lévy in Francia. Capite qual è il punto fondamentale? Quindi questi personaggi d'élite con la doppia cittadinanza israeliana e statunitense, israeliana e francese, sono un cavallo di Troia dell'imperialismo israeliano nella distruzione di questi paesi. Ed è un problema politico, loro lo fanno per la politica, non gli interessa niente del problema dell'antisemitismo, no? Il padre del neoconservatorismo, Leo Strauss, era amico personale del filosofo nazista Carl Schmitt. Da questo punto di vista, e lavorava già all'epoca negli anni 30 con la fondazione Rockefeller, quindi non è un problema di antisemitismo. Netanyahu interessa la realpolitik, per questo ha fatto un'alleanza tattica con gli evangelici che parlano di Armageddon, e quindi o gli ebrei si convertiranno al cristianesimo o bruceranno fra le fiamme dell'inferno, sì, le fiamme dell'inferno quando arriverà il giorno dei giorni, però adesso, in questa congiuntura storica, interessa la realpolitik, e Israele è un alleato strategico degli Stati Uniti, un alleato strategico degli Stati Uniti per incendiare determinate aree geografiche, cioè applicare una dottrina geopolitica che è stata messa a punto da uomini non solo come Samuel Huntington, come l'ammiraglio Severovsky, è sostanzialmente la distruzione pianificata di intere aree geografiche. Perché se prima il nemico era di classe, era la classe operaia quando c'era l'URSS, adesso è proprio l'idea di stato nazionale, l'idea di civiltà, cioè distruggere le infrastrutture statuali, far precipitare determinate aree geografiche nel caos. Infatti, subito dopo i fatti dell'11 settembre del 2001, già sull'11 settembre del 2001 potremmo discutere perché Alan Hart, che ritiene che Kennedy fosse stato ucciso su mandato della mafia israeliana, no? Alan Hart scrive un articolo in cui parla della possibilità dell'11 settembre del 2001, no? La distruzione pianificata delle due torri, in realtà sono tre, non due, ma tre, attenzione, attraverso un intervento di intelligence del Mossad. È un'ipotesi, avanza questa ipotesi, via. Avanza quest'ipotesi. Non entriamo nel merito delle questioni tecniche, non sono nelle condizioni in grado di entrare nel merito delle questioni No, non tecniche, cioè avremo chi le ha neanche il fatte. tempo oggi per Non farlo, avremo infatti. neanche, cioè chi l'ha fatto come Giulietto Chiesa, come Thierry Masson, come Alan Hart ha avanzato delle ipotesi da giornalista, anche io avanzo delle ipotesi, però il Mossad interviene, il Mossad fattualmente interviene. Gli interventi del Mossad, se vogliamo fare un'analogia storica, sono paragonabili a quelli della Gestapo. Su questo non c'è dubbio perché il Mossad è in grado di infrangere la sovranità di un paese
e quindi rapire un dissidente politico di Israele, portarlo in Israele, torturarlo e tutto quello che ne conviene. Queste guerre, guerre eterne, che osteggiano l'idea stessa di civiltà combattute non per essere vinte, ma per distruggere intere aree geografiche, sono state pianificate da uomini, nato l'UTUAC, ma lo stesso Henry Kissinger mi sembra, no? Che hanno un legame particolare ad hoc con Israele. David Irving, un altro mio consul dell'amministrazione Bush, no? Potremmo fare nomi e cognomi, è tutta gente con la doppia cittadinanza israeliana e statunitense. E quindi è chiaro che Israele è un po' il cavallo di Troia che condiziona ed eterodirige la politica dell'imperialismo americano. Senti Stefano, per chiudere, ti chiedo un'opinione su una frase scritta da Katherine Johnson, che ha scritto: viviamo in una civiltà così pervasivamente intrisa di menzogne e manipolazioni che l'unico modo per avere un rapporto con la realtà basato sulla verità è abbandonare tutte le ipotesi e le premesse su ciò che è vero e cominciare a esaminare tutto dall'inizio con occhi nuovi. Sei Beh, d'accordo? viviamo in un'epoca in cui sostanzialmente la menzogna non è soltanto un'arma politica, ma la menzogna sta avviando una vera e propria controrivoluzione antropologica, no? Cioè, secondo ciò che aveva già detto a Davos Harari, l'uomo è un animale hackerabile. Lo stesso Orwell lo diceva, Orwell scrive in 1984, ti spremeremo come un limone, dopo averti svuotato ti riempiremo di noi, ecco. Quindi è evidente che l'uomo nella visione dell'elite viene ritenuto antiquato. C'è un lavoro di informazione che va fatto, noi lo stiamo facendo, c'è un lavoro anche di organizzazione politica. E indubbiamente quello che manca in questo preciso momento è la ripresa della conflittualità sociale di classe e della sinistra sindacale, sociale, ecco. Poi, come Aggiungerei emerge sempre, che è stato un pochino abbassato il livello ma io culturale del parlavo, paese. c'è stata la depoliticizzazione a causa del postmodernismo, che è quella corrente filosofica che trova i propri riferimenti in gente come Foucault, Guattari, Gilles Deleuze, ok? E come si è riciclato il postmodernismo a sinistra. C'è un altro aspetto, il proprio discorso geopolitico, perché la classe lavoratrice a livello mondiale paga il prezzo della distruzione pianificata da parte dell'imperialismo dell'Unione Sovietica, e una parte importante della sinistra vorrebbe promuovere l'anticolonialismo rinnegando l'esperienza sovietica. Invece, questa è l'ABC, l'esperienza sovietica va studiata, ristudiata e ovviamente va riproposta con, chiaramente non bisogna commettere gli errori del passato, come diceva Losurdo, è stato un grande processo di apprendimento, forse un processo meraviglioso, ecco, ma l'Unione Anche Sovietica. drammatico perché ha causato sicuramente tanto dolore anche all'interno della propria popolazione, però certamente va studiato, non si può Basta, però, ecco, semplificare. io quello che dico sempre, è che l'Unione Sovietica è stato il primo grande stato multietnico ed antiimperialista della storia umana. Gandhi gli chiedevano alla fine degli anni 30, ma secondo te chi somiglia di più a Hitler? E Gandhi rispondeva a Winston Churchill, perché i sovietici ci proteggono, promuovono la nostra indipendenza, mentre invece i britannici fanno i bombardamenti a tappeto. Cioè, noi dobbiamo una grande conquista all'URSS, la decolonizzazione radicale, ecco. Poi l'URSS ovviamente ha rappresentato una forma di speranza forte che ha animato le lotte sociali, ad esempio in America Latina, e ha animato le lotte sociali dei dannati della terra, come li chiamava Frantz Fanon, ok? Cioè di uomini fino a quel momento venuti al mondo solo per soffrire. Quindi finché la sinistra continuerà a proclamarsi anche antisovietica e non capirà quell'esperienza che va ristudiata sul libro molto bello di Giorgio Galli, In difesa del comunismo, no? E difficilmente avrà una prospettiva futura, perché la prospettiva futura si ottiene soltanto recuperando le proprie radici.
sapendo ridiscutere il passato e sapendo per l'appunto proiettare verso il futuro ciò che ha connotato, ecco, per me un'esperienza da un punto di vista antiimperialistico molto importante, positiva, ecco. Grazie Con il Stefano. mio orientamento politico non ho mai fatto mistero. Interessante la definizione che hai citato poco fa, sionista invece che Sì, sinistra, perché è la molto. sinistra che ha rinnegato tutto. L'Unione Sovietica mandava le armi ai guerriglieri palestinesi. Adesso abbiamo al massimo qualche petizione di Amnesty, ma l'Unione Sovietica mandava le armi ai guerriglieri palestinesi. Cioè l'Unione Sovietica è stata questo, principalmente. Grazie Stefano, ci rivediamo la prossima volta, Grazie davvero, senz'altro a a voi. breve. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, continuate a farlo, iscrivetevi al nostro sito e alle nostre piattaforme e sosteneteci perché ne abbiamo bisogno. Lo potete fare dal sito web casadelsole.tv/sostienici e abbonarvi oppure inviarci un contributo, una tantum volontario. E restando insieme a noi e partecipando insieme a noi alla caccia alla verità, come stiamo facendo. Grazie e arrivederci alla prossima volta.